Ripeto ancora una volta, finché anche l'ultimo vorrà vaccinarsi, noi ci saremo, insomma, quindi non abbiamo delle scadenze fisse o rigide, ma siamo disponibili a continuare finché ci sarà la richiesta. Prosegue il viaggio del camper vaccinale dell'ASL. Dopo la tappa fuori dalle scuole, il mezzo mobile toccherà infatti aziende, grandi centri commerciali e zone artigianali. Si partirà il prossimo 25 settembre. Il camper, messo a disposizione dalla Misericordia di Arezzo, stazionerà davanti a tutti i luoghi di lavoro grazie ad un'intesa siglata tra tutte o quasi le associazioni di categoria e le principali organizzazioni sindacali. Siano tutti i professionisti dell'azienda che saranno a disposizione, appunto, non solo per il vaccino, ma anche semplicemente per discuterne, per chiarire punti che magari non sono sufficientemente chiari o che sono purtroppo stati distorti da una cattiva informazione. Dal 27 settembre sarà poi il turno delle aziende. Si parte con una R, poi Prada ed infine Baraclit e Menci. Noi auspichiamo che questa iniziativa prosegua anche in altre aziende. Abbiamo già tante aziende che ce lo stanno chiedendo, proprio consapevoli del fatto che il 15 di ottobre c'è questa importante scadenza. Perfino il Val di Chiana Village è entrato in questa squadra. Qui il camper farà tappa il prossimo sabato. Ovviamente con una doppia finalità, quella di poter dare appunto informazioni, ma anche eventualmente somministrazione di vaccino ai nostri dipendenti, che sono 700, e anche poi ai clienti, agli avventori, che saranno migliaia provenienti dalla Toscana, ovviamente in una giornata come il sabato, e quindi è sicuramente un servizio utile sotto ogni punto di vista, finalizzato a fare quell'ultimo piccolo passo, diciamo così, l'ultimo piccolo sforzo per poter arrivare ad un autunno ed un inverno sereni.